Gaulle, che è stato il grande francese protagonista della liberazione francese. Ricordatevi che la Francia durante la Seconda Guerra Mondiale ha sempre avuto una frangia che era contro la Germania di Hitler, contro l'Italia di Mussolini, contro il Giappone. Questa si chiamava Libera Francia, Francia Libera. Perché, vi ricordo la storia, la Germania e l'Italia invadono la Francia e Pétain fa il trattato di pace con la Germania e l'Italia e nasce la Francia collaborazionista, quella di Vichy. Quel governo lì, che ha sede a Vichy e che aveva la metà meridionale della Francia, collabora con i nazisti e i fascisti. È di fatto un governo francese collaborazionista. De Gaulle fugge e fonda in Africa, in Tunisia, la Francia Libera. Lui poi riuscirà a prendere il sopravvento su tutte le frange, diciamo, in cui si stava sfrangiando la resistenza francese e diventa De Gaulle capo di Stato che tutti noi conosciamo. De Gaulle diceva: la civiltà di un popolo si misura nel modo in cui onora nella sconfitta i propri caduti. Cioè dice, si vede la civiltà di un popolo quando, anche se una guerra va male, i caduti vengono onorati. E devo dire che qui abbiamo un esempio di quello che intendono i mondi civili, democratici, per cadere per la patria. Qui siamo a migliaia di chilometri di distanza dalla Nuova Zelanda, che è esattamente qua sotto, cioè agli antipodi, e qui abbiamo dei caduti neozelandesi che sono onorati da una organizzazione che è statale, cioè la Gran Bretagna ha un'organizzazione statale di onoranza ai caduti, che funziona per la Prima Guerra Mondiale fino alla guerra delle Falkland, dove nelle Falkland c'è un cimiterino analogo, tenuto meglio come erba perché lì piove sempre, qui no, però anche qui non è male come erba, vedete, proprio una cura assoluta. Ecco, e questo ufficio centrale che fa capo alle ambasciate fa sì che in ogni parte del mondo ci sia un caduto britannico, c'è questo piccolo miracolo di memoria. La stessa cosa vi sembrerà strano, ma ce l'hanno anche i tedeschi, hanno un grande cimitero di guerra alla Futa dove hanno raccolto tutti i caduti loro, lo fanno anche per evitare vandalismi eccetera, chiaramente i tedeschi sono caduti qui come diciamo aggressori tra virgolette, quindi di fatto non avrebbero vita facile tanti piccoli cimiteri tedeschi in Italia, e alla Futa c'è un grandissimo cimitero ben tenuto che è un capolavoro d'architettura appunto dei tedeschi. Poi ci sono gli americani. Gli americani, come diceva prima Francesco, preferiscono accorpare i propri caduti, e c'è alle porte di Firenze, vicino alla casa di Machiavelli in Val di Pesa, lì c'è un grandissimo cimitero americano. E poi ci sono altri cimiteri canadesi e così via, sempre per l'Appennino. Qui perché c'è questo cimitero? Perché qui intorno ad Arezzo ne sono cadute centinaia e centinaia di combattenti britannici. Qui avevamo la colonna britannica del nucleo, diciamo, che doveva smantellare la linea gotica, e come sapete era qua sopra sul Casentino. E qui ci sono state due grosse battaglie, una sul Monte Lignano e una nella zona di San Pollo. Lì ci sono state due battaglie grosse dove hanno avuto ruolo di protagonista i Gurkha, perché Lignano era un bastione naturale inespugnabile che è stato espugnato dai Gurkha, che andavano la notte con il loro kukri, si chiama così quel coltellaggio che hanno, con cui sgozzavano il nemico, arrivandogli alle spalle zitti zitti e quatti quatti. E però purtroppo per i Gurkha molti sono morti, perché era un lavoro rischiosissimo e che è stato ben pagato, perché l'unico settore coloniale dell'esercito britannico che rimane in piedi è quello dei Gurkha, e in Nepal è ambito fare il Gurkha, perché di fatto vieni proiettato dal Nepal in Gran Bretagna e hanno un bello stipendio, hanno una bella realizzazione sociale, insomma. Per loro è uno sfogo, è un po' il mercenariato d'una volta. Comunque i Gurkha sono rimasti, e i Gurkha sono molto qui seppelliti perché sono morti o sulle pendici di Lignano o nella zona di San Polo, proprio per espugnare questi bastioni altrimenti imprendibili. Su Lignano vi dico che quando ero in collaborazione col comune di Arezzo tanti anni fa come
diciamo, supporto alla cultura, e furono riesumati quattro soldati tedeschi proprio vittime dei Gurkha. Erano in un pianello poco sotto la croce, dove i montanari sapevano che erano questi sepolti, e arrivò qui la delegazione tedesca per recuperare con i carabinieri queste cassettine d'ossa ormai, e queste furono trasferite alla Futa, dove adesso riposano. Allora, tutto questo per dire cosa? Sono un professore e cerco sempre anche di dare una valenza attuale alla memoria storica. Ricordare, come ha fatto oggi Francesco, come ha fatto oggi la FIAB Libera Aperta, questi episodi, questi meccanismi della guerra, credo sia la maniera più funzionale proprio per scongiurarne altre. Perché la storia, quella cosa che io amo, ma può essere una cosa così da salotto, no? Ha una funzione se serve veramente a prevenire gli errori futuri. Allora, i meccanismi della Seconda Guerra Mondiale andrebbero conosciuti in tutti i suoi particolari. Essere qui oggi non significa escludere altre celebrazioni su altri morti, assolutamente, però bisogna essere consapevoli che, come diceva Max Smith, bisogna ricordarselo, la notte dell'8 settembre 43 in Italia avvenne un miracolo. Il giorno prima c'erano 40 milioni di fascisti, il giorno dopo c'erano 40 milioni di antifascisti. Quindi la popolazione raddoppiò, secondo lui. Essendo lui un inglese, dice, la popolazione è raddoppiata, chiaramente, è impossibile vedere una cosa simile. Ecco, su questa cosa, che è una battuta di Max Smith molto inglese, bisogna riflettere, perché se vogliamo veramente vivere in una nazione democratica, bisogna capire anche quello che è avvenuto, perché 40 milioni di persone fino al giorno prima fossero supinamente dietro a una ipotesi di potere assolutamente aberrante. Furono fatti dei passi molto significativi, la conquista di certi poli di consenso, all'epoca c'era il cinema, i cinegiornali Luce, all'epoca c'erano i giornali, furono appiattiti sul regime, le famose veline della Stefani, non so se ve lo ricordate, l'agenzia Stefani, le veline nacquero allora. Ecco, tutto questo io sulla mia pelle pian piano me lo sento riscivolare addosso. Forse la nostra storia non ci è servita molto. Speriamo che oggi costruiamo qualcosa di nuovo.